grazie. Tutti sapete che negli ultimi mesi noi siamo stati sotto attacco. Non è passata settimana che non ci fosse un articolo di Garattini, oppure della Cattaneo, oppure una campagna addirittura, quella per quella povera ragazzina ammalata che si è dichiarata a favore della vivisezione. Era una scusa e lo hanno capito tutti. Ebbene, il fatto è che noi siamo sotto attacco. Per quale ragione? Visto che in realtà non siamo poi moltissimi. Siamo sotto attacco perché noi rendiamo il business dell'industria farmaceutica pericoloso. Minacciamo di intaccare i loro guadagni, cioè li abbiamo colpiti al cuore, nella parte destra del torace. Bravo. Bene, questo problema fu evidenziato 40 anni fa da Ruesch, che nel suo libro Imperatrice Nuda, il primo che ha suscitato tutto questo assembramento di stasera, dipende da quel libro di 40 anni fa. Lui calcolava 40 anni fa in 6.000 miliardi di dollari i guadagni annuali dell'industria americana. Ebbene, io qui nella borsa l'ho portato un foglio di La Repubblica di 3 giorni fa, la quale calcola che l'industria italiana, con quella truffetta fatta dalla Roche e dalla Novartis sul farmaco che dovrebbe curare l'atrofia del nervo ottico, ha avuto un guadagno di 3 miliardi di euro, ovvero sia di 6 mila miliardi di lire, la sola industria italiana. Dopo Ruesch siamo venuti io e Croce, che abbiamo dato già 40 anni fa un'impronta diversa all'animalismo. L'animalismo non è stato più da allora un fatto esclusivamente pietistico. Non abbiamo parlato di pietà per gli animali, abbiamo parlato di ascientificità, cioè questa ricerca sugli animali non ha basi scientifiche. Non avendo basi scientifiche, viene fatta evidentemente per qualche altra ragione, e la ragione dell'industria non può essere che una ragione industrialista, cioè la ragione dell'industria è il guadagno, non è il benessere dell'umanità sofferente. L'animalismo è diventato animalismo scientifico. Ma anche l'industria in 40 anni si è evoluta, non dice più le sciocchezze che diceva 40 anni fa, ha capito l'importanza della politica, perché la politica può aiutare l'industria in un modo potentissimo, anche se inapparente. L'industria può fare leggi favorevoli, può dare sovvenzioni, può dare sgravi fiscali, e infatti l'industria farmaceutica paga delle tasse inferiori alle altre, perché si presume che agisca per il bene dell'umanità, ma agisce invece per il portafogli, non per la parte sinistra del torace, per la destra. Però anche l'industria può dare qualcosa alla politica, e cioè l'industria può distribuire
con fondi bianchi o fondi neri, come siano, fondi grigi, colorati, può distribuire una grande quantità di denaro a aspiranti politici e può far eleggere chi vuole, e ha fatto eleggere chi vuole. Se voi andaste a guardare le professioni di quelli che siedono in Parlamento e in Senato, sono quasi tutti laureati in giurisprudenza o in medicina. C'è un gran numero di cattedratici di medicina, specialmente dell'Università di Roma, che siedono in Parlamento e in Senato. Questi parlamentari, che sono stati eletti con i quattrini dell'industria, fanno l'interesse dell'industria, cioè fanno delle leggi favorevoli. Inoltre, assicurano il controllo delle notizie, perché compaiono continuamente in televisione. Pensate soltanto a quante volte è comparsa la Cattaneo da quando è stata nominata senatore a vita. È stata anche qui vicino a un convegno organizzato a Tortona. Ebbene, quello che io vi ho descritto è un groviglio inestricabile che si è creato fra politica e industria. I nostri parlamentari, qualche volta interrogati in piazza da un giornalista, non sanno il prezzo del pane. Non lo sanno, per esempio, che a Napoli nelle panetterie si vende il pane del giorno prima al prezzo standard di 1 euro al chilo. Non sanno il prezzo della benzina, eppure tutti mettono la benzina nella macchina. Guardano così poco ai quattrini che non sanno che la benzina costa 1,07 euro, quasi 2 euro al litro, perché per loro 2 euro sono come per me 2 centesimi, sono niente. Però questi parlamentari, che non sanno il prezzo del pane e della benzina, sanno bene chi è che li ha eletti, sanno bene a chi devono rendere conto. Quindi l'ignoranza scientifica del problema e l'interesse privato creano insieme, fra politica e affari, un groviglio inestricabile. Tuttavia ormai noi lo sappiamo e abbiamo un mezzo potentissimo che 40 anni fa, quando io ho cominciato a parlare, non avevamo. Se parlavo a 100-200 persone come voi, quello che dicevo rimaneva a 100-200 persone, ma ad oggi con la rete, con il computer, lo possiamo far sapere, anche se qui siamo 200, possiamo farlo sapere a 2 milioni di persone. Quindi stasera tenterò di fare delle dichiarazioni che creeranno di nuovo una svolta nel movimento animalista. Bravo! Ma purtroppo mi stanno comunicando dalla questura che praticamente ci sono dei problemi di ordine pubblico lì davanti, ci dobbiamo spostare. Posso chiedere di continuare il secondo intervento?